È giunta l'ora di pensare alla Pasqua su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì, manca pochissima la Pasqua e noi ancora non abbiamo fatto nulla. Non sia mai. Cominci la preparazione alla Pasqua su Arte per te. Oggi faremo insieme delle simpaticissime calamite a forma di ovetto shabby chic fatte con un materiale di recupero davvero particolare. La pasta, quella che ritroviamo nei fondi dei nostri armadietti in cucina, dimenticata e sopita. E magari ce n'è pochissima e non riusciamo a farne neanche una porzione. Invece di buttarla, ricicliamola e decoriamo 1000 uova coloratissime. Questo video però è un video speciale perché è in collaborazione con una graziosissima ragazza creativa nel web, con Silvia di SS Version DIY, che è una bellissima ragazza della bellissima Sardegna a cui io mando un grande bacio. Ciao Silvia, mi fa sempre piacere collaborare con te, una creativa del web che vi mostrerà come decorare un mobiletto shabby chic. Eccolo qua in tutto il suo splendore. Bene, Silvia di Shabby Chic decorerà il mobiletto, noi di Shabby Chic andremo a fare un simpatico ovetto. Un ovetto calamita per abbellire il frigorifero di chi ci sta a cuore nella vita. Basta rime, spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa. Pronti per celebrare la Pasqua in grande stile? Lo stile che ho scelto per voi è shabby chic, ma è uno stile ricicloso. Cosa ci occorre? Innanzitutto dei tagli di pasta piccolini, come vedete ho delle conchiglie, degli anellini, gli gnocchetti sardi, dei corallini, insomma varia pasta che avete magari in piccola quantità sul fondo della scatola e non ne rimane neanche una porzione. Che fare? Facciamo Pasqua insieme. Poi ci occorreranno degli stampi a forma di uovo. Questi sono quelli per dolci, ma non è necessario averli. Potete sostituirli con gli involucri dei Kinder Merendero, vengono benissimo anche con quelle. Vi metto qua qualche link dove vi faccio vedere come li uso. Scofanatevi una bella quantità di Kinder Merendero e andate giù di uova. Questi calchi vanno riempiti con del gesso per calchi, comunemente detto scagliola. Un chilo viene venduto a meno di un euro, quindi potete fare uova a go go e si miscela semplicemente con dell'acqua. Poi ci occorreranno degli acrilici, io qui ho in tutti una gamma di acrilici della Ferrario, uno più bello di un altro, anche con toni molto particolari, e poi un bel pennello, dei bicchierini di carta per fare le mestiche dei colori e della colla per appiccicare la pasta. Potete utilizzare, se siete più piccoli, questa, una colla aceto vinilica, che faccia in modo che venga facile far attaccare i pezzi. Se siete più grandicelli e volete sbrigarvi, colla a caldo a manetta. Ci occorreranno anche le calamite, io ne ho prese 5 perché 5 sono le uova che voglio farvi. Sono delle piccole calamite, ma potete usare anche i magneti più grossi, queste sono piccole ma potenti, qualsiasi magnete abbiate in casa. Vi faccio vedere subito come preparare le uova. Allora, come prima cosa dobbiamo fare le nostre formine. Ho messo della scagliola, gesso comune per calchi, all'interno di un bicchiere e un pochino d'acqua all'interno di un altro bicchiere. Cosa faccio? Tuffo la polvere nell'acqua. Così. Voilà. La faccio scendere ben bene a fondo. Quindi comincio a rimestare. Se sento che il composto è troppo fluido, per esempio io adesso sento che il composto è troppo fluido, aggiungo un altro pochino di gesso, così tuffandolo nell'acqua, e rimesto. Deve venire una sorta di yogurt poco cremoso, no, uno yogurt liquido, diciamo così, quindi non uno yogurt ben coriaceo, ma uno yogurtino liquido. Allora, ecco, questa è la consistenza. Ora non perdete troppo tempo e colate i vostri stampini. Con un bicchiere, come vedete, vengono circa 4 uova.
Non c'è una vera e propria proporzione per la scagliola, perché anche quando la faceste più lenta si asciugherebbe lo stesso, idem se la farete più fitta, anzi si asciugherà prima. Importante a questo punto è fare questa operazione qua. La sbattitura farà fuoriuscire tutte le bolle d'aria in modo che non vengano sulla superficie ma sulla parte retrostante. Ora aspettiamo per circa 2-3 orette che si asciughino completamente. Potete anche porle vicino a una fonte di calore, non sopra una fonte di calore, vicino a un termosifone o una stufetta a 50 cm di distanza. Bene, ci vediamo con le ovette asciutte. Dopo 3 orette le nostre uova sono belle e sode, belle coriacee. Ora decidete voi se fare un uovo singolo, quindi unirle così con della colla e decorare l'uovo a tutto tondo, oppure se procedere per le calamite. Io le decorerò infatti per metà parte. Preparo la mia pasta sul piano da lavoro, prendo un ovetto e faccio tutto attorno un giro di colla. Tra l'altro non mi interessa che le ovette siano perfette in superficie, perché tanto verranno totalmente coperte dalla pasta, e vado a poggiare tutto attorno, poggio anche l'ovetto, la pasta, contornandola per esempio in questo caso con gli anellini. Questo è un lavoretto bellissimo da fare insieme ai bimbi, si divertono un sacco a scoprire come una semplice cosa come la pasta possa assurgere a qualcosa di diverso. Per loro è proprio una magia. E voilà, il primo giro è stato fatto. Adesso metto un altro giro di colla e faccio un altro giro di anellini. Una cosa molto importante è che le uova siano bene asciutte, perché sennò al contatto con la pasta potrebbero causare muffa. Quindi assicuratevi che le uova siano bene asciutte. Potete aspettare anche 24 ore mettendole in un posto caldo prima di utilizzarle, per essere più certi, insomma. Bene, a questo punto mettiamo un vitellino rigato all'interno di ogni anellino. Posizionati tutti i nostri corallini, mettiamo un bel po' di colla qui al centro. Posizioniamo un bel anellino, un piccolo ditalino in centro e con gli gnocchetti sardi creiamo un bellissimo girasole. E voilà, il primo ovetto è pronto, sembrano dei dolci. E io procedo anche con altre forge, con altri modelli. Per esempio questo provo a farlo con la pistola a caldo per sbrigarmi un pochino prima, e poggio tutto a contorno gli gnocchetti sardi. Voilà, tutto il giro è compiuto, facciamone un altro. Posizioniamo l'anellino e il corallino e adesso prendo le conchiglie e, posizionandole a mo' di petali, creo un bel fiore. Negli spazietti che rimangono vuoti, per riempire, metto qualche corallino. Punto di colla e appiccico. State molto attenti a non bruciarvi, eh? E questo è già pronto per poter essere dipinto. Guardate che delizia! Bene, continuate così a fare varie forme e varie forge del vostro ovetto. Io ora mi metterò qui a farne altri, voi starete con me con un bel sottofondo musicale e vi rilasserete mentre io continuo questa mia frenetica corsa alla Pasqua. Alla fine scegliete voi qual è la forgia che preferite o inventatene qualcuna tutta vostra. Thank you.
Ecco qui, quindi da forme più semplici a forme molto molto più complesse e articolate. Curiamo però dopo il particolare di eliminare tutti i fili e residui che lascia la colla a caldo o qualsiasi altro collante filamentoso, se no vengono male. E allora guardate, abbiamo fatto lei molto difficoltà 5, lei molto semplice, questa io ho preferito farle tutte con la colla a caldo in modo da poter dipingere immediatamente, e infine l'unica che ho fatto con l'attaccatutto, ma come vedete anche l'attaccatutto ai filamenti, è questa qui. Prima della fase pittura attacco la mia calamita, che ne dite? Tanto ha uno spessore talmente piccolo, e voilà, una. Ok, facciamo rapprendere e prepariamo i colori. La preparazione dei colori è molto semplice, verso il colore puro e poi lo sporco col bianco. Verrà fuori naturalmente un colore pastello. Il colore pastello, cioè sporcato di bianco, nei manufatti pasquali è direi quasi essenziale, perché forse non tutti sanno che una delle motivazioni per cui si tingono di pastello tutte le decorazioni pasquali è il fatto che queste vengano irrorate, irradiate, nutrite dalla luce bianca dell'ascesa di Dio in cielo. E quindi è anche per questo che nella nostra cultura per Pasqua si va di pastello, oltre naturalmente al fatto che Pasqua accade sempre in periodo primaverile e quindi la rinascita della natura richiama questi colori, è una sorta di rinascita totale per tutto. E quindi il pastello ha anche un significato religioso. Piccola parentesi pseudoculturale in un video di creatività, ci sta, secondo me ci sta. Quindi tutto sporcato col bianco, anzi purificato col bianco, bagniamo leggermente le nostre tinte. Ok, facciamo il primo e lo facciamo di un bel glicine. Il pennello, vi consiglio un pennello con delle setole molto lunghe e flessibili, in modo che si insinui in tutti gli interstizi, e se mentre pitturate trovate filamenti di colla, strappateli via. Accanto al colore di ogni bicchierino mettiamo proprio una micropunta di bianco, senza comunque mescerlo con la rimanente parte del colore. Per esempio, riprendo l'ovetto glicine, prendo una punta del glicine che ho usato prima e sporco il bianco, che non deve risultare della stessa intensità del colore principale, ok? E così vado leggermente a sporcare le parti più escrescenti, quelle che vengono fuori di più. Proprio tampono questo glicine chiaro. Disordinatamente, senza un passo il pennello e il colore si depositerà automaticamente. E per ora ci fermiamo qui e passiamo all'ovetto successivo. Quindi prendiamo del bianco in purezza, non lo misceliamo con niente, anche abbastanza asciutto, e mettiamo il pennello in sezione trasversale, in modo che la pennellata non arrivi così ma arrivi così, e cominciamo a passare col bianco su tutto. Così dovete colpire con le setole del pennello solamente gli spuntoni proprio esterni di tutte le decorazioni. Non è graziosissimo? Proseguo con tutti, eh?
Bene, adesso decidete voi se regalarle così, con un finish un po' opaco, o se renderle sbrilluccicosissime passandoci sopra una vernice o una vernice lucida, glossy. Quella per acrilici va benissimo, o anche il Vernilast andrebbe benissimo. Io la vernice di protezione ve la suggerisco sempre, anche se volete dare il finish matte, esistono vernici di protezione matte per l'acrilico, quindi potete andare sereni. La vernice di protezione farà sì che la pasta rimanga inattaccabile da agenti esterni tipo insettini vari e che tutto si stabilizzi, e che se qualcuno voglia passare una pezza per spolverare queste calamite, la cosa possa essere fattibile. Quindi sbizzarrite la vostra creatività, componete le vostre calamite a forma di ovetto nei colori e nelle forge che più vi piacciono. Se volete renderle più eleganti, andate con i toni del grigio e del top, vedrete che verranno delle cose stupende. Casomai, se volete, facciamo un video con quella serie di colori, lasciatemelo scritto qua sotto, magari li facciamo a tutto tondo, chiusi, delle uova da poter regalare così, da mettere a tutto tondo come ornamento casalingo, fatemelo sapere. E quest'anno ricordate, non Fabergé, ma arte per te! Ci vediamo dopo le foto, ciao! Super primaverile e soprattutto troppo bello da sfoggiare nelle nostre cucine. Vedrete che chi lo riceverà faticherà a capire che l'orpello di quell'ovetto è della semplicissima pasta. Un altro modo per farvi constatare come con poco si possa fare davvero molto, come con 2 lire, anzi con pochi centesimi, si possano creare dei lavoretti davvero belli e preziosi per le persone a cui teniamo. Che sia una Pasqua del cuore e non una Pasqua del portafogli, creando i lavoretti per chi amiamo con quel poco che abbiamo, ma rendendoli speciali con la nostra creatività e la nostra fantasia. Se questo video ti è piaciuto, per favore regalami un pollice in su e condividilo sulla tua pagina Facebook. Questo aiuterà Arte per Te a crescere un altro pochino e darà a me un'enorme soddisfazione, perché capirò che i miei video vi piacciono. Quindi grazie se lo farete e se vorrete regalarmi questa gioia, grazie di cuore. Muah! Bene, se questo video vi è piaciuto, non aspettate oltre, andate, cercate delle calamite, del gesso e della pasta e cominciate ad orpellare la vostra Pasqua. Io vi aspetto sempre qua per un prossimo video creativo, sempre dedicato alla Pasqua. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto, buona preparazione alla Pasqua e ci vediamo prestissimo, ciao!